qui con Lucia e con il boa che è stato ritrovato a Peschiera Borromeo venerdì scorso. Eccolo qua, un po' agitato, poverino, perché sono telecamere, lo emozionano un pochino. Allora, intanto, in che condizione è stato trovato il boa? Allora, questo povero boa è stato trovato abbandonato su un marciapiede. Purtroppo in questo periodo ne troviamo veramente tanti di animali abbandonati, dai più serpenti ai pappagalli. Era lì, fermo, immobile, è stato segnalato da un cittadino ai vigili urbani, i quali poi hanno contattato la forestale e la forestale ha chiamato ENPA proprio perché era impossibilitata a gestirlo. Era molto ipotermico, quindi molto abbattuto. Vedete bene che adesso si è ripreso, infatti è molto più vigile. Ricordiamo che ENPA sconsiglia vivamente a tutti di comprare e detenere questi animali, non ha senso, adottabili sono solamente cani e In un mese solo, tre ritrovamenti di rettili, appunto di gatti. Sì. serpenti. C'è una causa? Può esserci un motivo? È l'arrivo dell'estate oppure è solo una casualità? Bah, potrebbe anche essere che la gente d'estate tiene le finestre un po' più aperte e quindi questi animali trovano delle vie di fuga più facilmente. Proprio adesso ho appena preso una telefonata di una cittadina che si è trovata sul suo bel glicine, sul terrazzo, un ragno del diametro di circa 10 centimetri peloso. Fa pensare a una tarantola, adesso gentilmente ci faceva le foto per identificarlo e poi verrà soccorso, penso, anche lui. Lui è un costruttore, quindi vedete Ecco, bene quindi che ci giustamente teneva. sta incominciando a fare il suo lavoro, il suo dovere. Adesso la sorte di questo piccolino quale sarà? ENPA, come per tutti i vari animali domestici detenibili, cerca adozioni, però sono adozioni che verranno valutate molto scrupolosamente e senz'altro non verrà dato al primo che lo richiede, quindi assolutamente un'adozione mirata e intelligente, di gente che sappia come detenerli, come gestirli e che li rispetti al 100%. L'appello è ai privati, ai volontari di farsi sotto, so che di aiuto ce n'è sempre bisogno e eventualmente per le donazioni dove ci si rivolge, cosa si fa? È facile, basta connettersi e andare sul sito di www.empamilano.org alla sezione Aiutaci, troverete tutti i riferimenti bancari, conto corrente postale e eventualmente le modalità per fare un versamento attraverso PayPal, un link con il quale potete fare versamenti con la propria carta di credito. Hai perfettamente ragione, tu hai perfettamente ragione, ti può andare di starci.